in questa puntata. Mazzeo, mascherine anche in luoghi all'aperto. IRPET, linee programmatiche 2022. Evento finale per le celebrazioni dantesche. Un museo a cielo aperto con rampa di lancio. Indossate le mascherine anche all'aperto se c'è affollamento, è l'invito del Presidente del Consiglio regionale toscano per contrastare la diffusione del virus. In questi giorni, anche guardando il numero dei contagi che sono purtroppo aumentati nelle ultime settimane, d'altro canto invece negli ultimi 10 giorni ci ritroviamo ad avere un numero di deceduti fortunatamente rispetto all'anno precedente molto più basso, 560 nel 2020 e nello stesso periodo circa 50 quest'anno. Io penso però che bisogna continuare a porre grande attenzione e credo che nelle zone più frequentate dei nostri comuni, quelle in cui è possibile avere assembramenti, sia necessario mandare un messaggio chiaro ai cittadini, che è quello di continuare a usare la mascherina. La mascherina è uno strumento che ci protegge, esattamente come lavarci le mani, esattamente come mantenere le distanze. Noi faremo la nostra parte, continueremo a fare la nostra parte, vaccinando i bimbi dai 5 ai 12 anni, correndo veloci sulle terze dosi, ma credo che solamente se ognuno di noi farà la sua parte, quindi se anche i cittadini ci aiuteranno utilizzando la mascherina, noi potremo passare un Natale più tranquillo ed evitare che a gennaio finiamo in zona gialla, che è quello che nessuno di noi vuole. Rassicuro i cittadini della Toscana che noi stiamo facendo tutto quello che possiamo per vaccinarli velocemente, perché l'unico modo per uscire è vaccinarsi. Guardate, ci sono dei dati che sono chiarissimi. Negli ultimi 10 giorni quasi un quarto dei cittadini positivi sono bimbi tra i 5 e i 12 anni che non erano vaccinati e il restante 50% circa sono persone che avevano avuto 2 dosi ed erano ormai quasi alla fine della fase di copertura, che ormai è stimata nei cinque mesi. Questo significa che solo se ci vacciniamo usciamo velocemente da questa situazione, se rispettiamo le regole che ci siamo dati. Per cui il messaggio che mando è: godiamoci le festività natalizie, ma facciamolo in sicurezza e vacciniamoci. Approvate dal Consiglio regionale le linee di indirizzo per il programma di attività dell'IRPET per l'anno 2022, che si articola in 2 principali assi, tra loro interconnessi, aventi la medesima rilevanza. Come opposizione abbiamo chiesto e ottenuto che IRPET riferisse periodicamente, anche a richiesta dei commissari, su temi specifici. Per noi è molto importante questo, perché siamo in una fase delicata di programmazione dove tutto ciò che può fornire chiarimenti e supporto appunto a quella che è l'attività di programmazione indispensabile in questo periodo, credo che sia fondamentale. Io credo che la programmazione debba fondarsi in questo momento su 3 pilastri fondamentali: la programmazione regionale, quindi fondi regionali, la programmazione comunitaria, fondi comunitari, e soprattutto la sfida del PNRR. Se riusciremo a mettere insieme con metodo e con sinergia questi 3 elementi, credo che riusciremo ad avere una programmazione seria e soprattutto canalizzata in modo adeguato a quelle che sono, diciamo, le sfide della Regione Toscana per i prossimi anni. Le linee programmatiche 2022 di IRPET vanno ad analizzare l'impatto dell'economia a livello macro e microeconomico sulla Regione Toscana nella fase post-pandemica. Bene, IRPET è l'istituzione deputata ad analizzare i dati e a leggere i dati per conto del Consiglio regionale della Toscana, quindi benissimo analizzare l'impatto dell'economia nella fase post-pandemica sulla Regione Toscana. Nelle linee programmatiche però c'è un grande assente, che è il tema dell'approvvigionamento energetico. Uno degli impatti più gravi che nei prossimi mesi i cittadini dovranno pagare sulla propria testa riguarda il costo delle bollette, il costo delle bollette della luce, del gas e dell'acqua. E appare un po', diciamo così, surreale il fatto che l'Istituto di Analisi dei Dati della Regione Toscana vada ad analizzare l'impatto economico sulle famiglie della Toscana in seguito alla pandemia, tralasciando il tema dell'approvvigionamento energetico, motivo per cui Fratelli d'Italia non ha votato in maniera favorevole a queste nuove linee programmatiche. C'è
cerimonia di chiusura con l'Avatar Divina per i 100 giorni di eventi dedicati a Dante Alighieri tra tradizione e innovazione. Io sono orgoglioso delle iniziative di questi mesi in cui abbiamo portato Dante in tutta la Toscana. Lo abbiamo fatto con i bambini, i dantini. È stata un'esperienza unica, emozionante. Ho domandato ai bimbi come finiscono le tre canti, quali sono la parola, e tutti a urlare stelle. Non potete capire l'emozione nel vedere questi bimbi così appassionati. Abbiamo fatto un bel regalo a Monteroni d'Arbia, Poppi, Castagneto Carducci, la Toscana diffusa. Dante dovunque. E poi Simone Cristicchi ci ha fatto emozionare con il suo paradiso a Grosseto e a Pisa. E infine l'iniziativa più innovativa, lo vedete alle mie spalle, l'Avatar di Dante, in cui è possibile avere una terzina personalizzata della Divina Commedia. È un modo per portare Dante vicino ai cittadini della Toscana, per attualizzare il suo messaggio ancora forte, per far vedere quanto è bella la nostra regione. Un grazie a tutti i colleghi consiglieri che si sono impegnati, alla Presidente Giachi, agli uffici, senza di loro non sarebbe stato possibile. Insomma, Dante alla portata di tutti e ci siamo riusciti. Io sono veramente contento ed entusiasta oggi di poter far vedere anche a Firenze l'innovatività dell'Avatar di Dante. Ma in realtà mi colpisce la capacità della Divina Commedia e della poesia di Dante di davvero dimostrarsi sempre in quella universalità di cui è portatrice. Noi lo sappiamo, Dante è un poeta universale, canta l'uomo, l'essere umano in tutte le sue sfaccettature. Vederlo declinato da così tanti artisti e vederlo declinato in questi modi, che anzi incontrano la tecnologia più avanzata, è davvero stupefacente. Devo dire che tutta l'esperienza dei 700 anni di Dante qui al Consiglio regionale ha avuto proprio questo obiettivo principalmente: dare forma plastica all'attualità e alla universalità di Dante, facendolo incontrare con tutti i toscani e le toscane possibili, portandolo alla porta di casa dei nostri concittadini. E grazie alla qualità degli interventi che sono stati selezionati, questo è stato possibile, mantenendo altissimo il livello dell'espressione artistica e selezionando progetti davvero straordinari come questo dell'Avatar, che ha accompagnato cose più tradizionali ma anche di grande potenza innovativa sociale, come i dantini di venti lucenti nei comuni della Toscana. Si corona un anno di iniziative e di ricorrenze. È stato un anno importante dove il Consiglio regionale ha creduto fortemente nella voglia di ricordare Dante, il sommo poeta che di fatto è ancora presente in tutti noi, nella nostra cultura, nella nostra tradizione. Credo che il passaggio più importante sia stato quello di aprirsi come volontà dell'Ufficio di Presidenza anche alle nuove generazioni. L'esperienza dei dantini nelle città, nelle esperienze diffuse, nei ragazzi, è stata a mio avviso una dimensione straordinaria di contatto e di innovazione di come ricordare Dante. Allo stesso tempo si è provato a fare uno scatto in avanti con le nuove tecnologie e con la possibilità di introdurre e di comprendere come l'attualità della nostra storia sia ancora presente in questi giorni. Fino al 15 marzo, Peccioli, piccolo borgo in provincia di Pisa, torna a essere il palcoscenico naturale ideale per l'arte contemporanea e si espande fino alla frazione di Legoli grazie al progetto artistico Rampa di Lancio. La presentazione nell'auditorium di Palazzo del Pegaso. È un momento importante che dà il segno della voglia di ripartenza. Peccioli torna ad essere capitale dell'arte contemporanea e io voglio ringraziare il sindaco Macelloni per la grande attenzione che rivolge sempre all'arte come momento di crescita umana e culturale. E sarà un tempo importante per Peccioli, perché porterà artisti noti, personalità che possono raccontare il presente, lo sguardo e gli occhi di un mondo che sta cambiando. Peccioli in questi anni ha fatto tanti investimenti per porre il cittadino al centro e non è un caso che parte di questa mostra sarà proprio nel Palazzo Senza Tempo e su quella magnifica vista che è stata costruita lì
nel comune di Peccio. Allora a loro un grazie, grazie per l'impegno sui temi culturali, grazie per l'attenzione che dimostrano sempre per le persone. Credo che questo sia davvero molto importante e riempie il cuore di ciascuno di noi. Noi è da tempo che lavoriamo sull'arte contemporanea, lavoriamo sull'idea che Peccio possa rappresentare una tappa importante all'interno dell'arte contemporanea, perché crediamo che il valore di un centro storico come il nostro, di un'impostazione medievale nel mezzo della campagna toscana, possa trovare un dialogo importante con l'arte contemporanea. Anzi, l'arte contemporanea può valorizzare anche, cioè, questa toscanità può valorizzare anche i centri storici che sono, che quindi la storia ci ha consegnato come delle cose molto importanti e di valore. E ovviamente questo ulteriore progetto si innesca in questa linea di tendenza di fare di Peccioli un centro come dove uno possa fare un percorso complesso all'interno di un territorio e avere proprio un museo a cielo aperto d'arte contemporanea. Questo è l'obiettivo e mi sembra ci siamo già arrivati, e ovviamente questa ulteriore iniziativa a rampa di lancio quindi conferma questa impostazione. Quindi sono diversi artisti molto importanti che stanno facendo delle cose pensate per Peccioli, studiate per Peccioli e che rimarranno lì. Questo è il grande valore. Di Peccioli si sente parlare ormai da qualche decennio, possiamo dire, come uno dei centri d'arte pubblica più curiosi, più interessanti a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Io, quando mi ha chiamato il sindaco Macelloni di Peccioli, ho scoperto, lo conoscevo già per averlo visitato in varie occasioni, ma ho scoperto una vitalità, un luogo straordinario. Sono riusciti a realizzare delle installazioni permanenti quando in altre città ben più blasonate, più grandi, non si riesce a fare questo, no? Ovviamente si trovano molti più ostacoli. Quindi vuol dire che in regione intera, oltre ai grandi capoluoghi, le grandi città, si sta muovendo un fenomeno di innovazione, di aggiornamento sul contemporaneo importantissimo. Questa è una manifestazione che continua, prosegue in quell'itinerario avviato appunto dall'amministrazione da qualche tempo, e in linea con quella visione, con quel progetto, anche in questo caso le opere sono alcune permanenti, sono pensate site specific, come quella ad esempio di Paolo Parisi nella piazza principale di Peccioli, ed altre invece sono state collocate pensandole appositamente per andare a dialogare con diciamo le strutture architettoniche urbanistiche del luogo, come quella di Mimmo Paladino e Domenico Bianchi su questa magnifica terrazza disegnata dal Mario Cucinella, un'opera di nuova architettura che si inserisce perfettamente con il paesaggio, creando non solo una piazza ma un belvedere sulla campagna aperta di ineguagliata bellezza e modernità, direi. Poi ci sono tante altre opere. Questa volta ci siamo spostati da Peccioli anche in un altro piccolo borgo del territorio, Legoli, e dove lì anche giovani artisti hanno potuto esprimere la loro qualità artistiche. Alcuni sono addirittura, anche in questo caso, interventi specifici permanenti, come quello di Francesca Banchelli o di Emiliano Zelada. Altri si sono inseriti nella piccola chiesa che sovrasta questa collina, dialogando con quello spazio. Beh, la rampa di lancio intanto è significativa perché è legata a questa piazza, a questa terrazza creata da Mario Cucinella, e poi vuole continuare a dare questo impulso, no, di vitalità, di prospettiva verso il futuro, ma anche verso il paesaggio su cui si affaccia. Guardate, non è facile integrare arte contemporanea in luoghi così peculiari come questi paesi della nostra regione, ma credo che questo sia un progetto fra i più significativi della nostra regione, ma di tutta Italia, per come è saputo urbanizzare le opere d'arte contemporanea con le strutture architettoniche dei luoghi, dei contesti.